Radio Notte Stereo. Medicina Forum Salute, a cura del dottor Giuseppe D'Amore. Radio Notte Stereo. Salve, salute a voi. Nel nostro percorso di medicina l'appuntamento con un cardiologo, un bravo cardiologo, Luca Amato, dirigente medico presso la nostra cardiologia del Moscati di Avellino. E abbiamo scelto un argomento importante, l'ipertensione, foriero di tante complicazioni e danni se non trattato e non riconosciuto. Allora, dottore Amato, la definizione dell'ipertensione. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito a Radio Notte Stereo. L'ipertensione arteriosa ha la definizione del superamento dei valori di massima e di minima maggiori dei 140 e dei 90 mm di mercurio rispettivamente. Ovviamente la pressione arteriosa rappresenta la pressione che il sangue esercita sulla parete delle arterie e rappresenta un'importante problematica, se non la prima, di morbilità e mortalità generale. I sintomi. Come si presenta l'ipertensione? All'inizio può essere pure asintomatica, può essere un nemico subdolo se non riconosciuto. È così? Esattamente, la domanda è estremamente pertinente proprio perché in realtà i sintomi dell'ipertensione nella stragrande maggioranza dei casi non ci sono, quindi è veramente un nemico silente. E anche quando l'ipertensione, diciamo, porta all'esistenza di un danno d'organo cronico, anche esso nella maggior parte dei casi è asintomatico, quindi un nemico davvero silente che va screenato e diagnosticato nella maniera più corretta possibile. E vogliamo partire allora ora dalla diagnosi, cioè come riusciamo a fare la diagnosi dell'ipertensione? Esattamente, una domanda interessante. Ovviamente è molto facile screenare l'ipertensione arteriosa perché diciamo anche dal nostro medico di medicina generale è possibile rilevare la pressione arteriosa. Per tanti anni l'ipertensione si è diagnosticata all'interno dello studio medico. Dobbiamo dire che le ultime linee guida hanno dato molta importanza anche alla pressione che si rileva a domicilio oppure la pressione che viene rilevata con il monitoraggio ambulatoriale, l'olterpressorio, poiché le problematiche principali dello studio medico sono fondamentalmente due e sono l'ipertensione da camice bianco, capita a tutti, forse anche a noi medici quando andiamo a fare qualcosa o a misurarci una pressione, che possiamo essere presi, diciamo, un po' dall'emozione, che il valore pressorio potrebbe risultare in realtà falsamente aumentato, oppure il problema contrario, cioè l'ipertensione mascherata, l'ipertensione in soggetti che poi manifestano un danno d'organo e che magari allo studio medico diciamo presentano una pressione nei limiti della norma. Prima di passare alle metodiche per la misurazione, quindi per poi poter fare la diagnosi, mi è venuto in questo momento una domanda così spontanea: misuriamo a destra, misuriamo a sinistra, misuriamo a tutte e due le parti? Le linee guida ci dicono correttamente che la pressione andrebbe misurata da entrambe le braccia. Dovremmo prendere in considerazione il valore più elevato tra le due, ripetere la misurazione più volte e considerare anche la differenza tra le due braccia, perché l'aumento della differenza del valore pressorio tra le due braccia è anch'esso un indice di aumentato rischio cardiovascolare. Quindi le linee guida ci dicono di misurare ad entrambe le braccia e quindi tenere in considerazione il valore pressorio più elevato tra le due. Vogliamo continuare ancora con la diagnosi? Altre sì, strumentazioni sì. Idonee parlavamo, per fare una infatti diagnosi? Parlavamo prima della misurazione domiciliare della pressione arteriosa e parlavamo anche dell'olterpressorio. Queste due metodiche ci aiutano a scongiurare quei due problemi di cui abbiamo parlato prima, poiché ovviamente una pressione arteriosa rilevata a domicilio
esempio, è priva di quell'effetto camice bianco, di quell'effetto emozione, diciamo, che noi potremmo avere nello studio medico. Così come anche il monitoraggio ambulatoriale, quindi l'olterpressorio, che ci aiuta a vedere qual è realmente la pressione nelle 24 ore e vederne anche la variabilità diurna e notturna, perché anche se è un indice che ci può indirizzare a particolari tipi di diagnosi di cui magari parleremo poi dopo. Sì, ora io come neurologo voglio fare una piccola chiosa per quanto riguarda la registrazione con metodo Holter. A parte le apnee notturne che probabilmente citeremo appresso, volevo sapere nel sogno soprattutto nell'attività REM del cervello, abbiamo delle variazioni pressorie? Assolutamente sì, noi sappiamo, come tu ben sai che sei neurologo, che nella nostra attività, diciamo, notturna durante il sonno abbiamo queste fasi, la fase REM e la fase non REM. La fase REM dura, diciamo, mediamente di meno rispetto alla fase non REM, e proprio nella fase non REM noi abbiamo un fisiologico calo della pressione che invece sembra non esserci nella fase REM, però complessivamente la fase non REM dura di più rispetto alla REM, e quindi in genere mediamente la pressione arteriosa notturna tende a calare. Poi ovviamente in problematiche come le apnee del sonno, in cui l'ipossia e i microrisvegli aumentano il tono simpatico che domina la fase REM e che non domina la fase non REM, che è quella più disturbata, ovviamente porta ad un incremento del sistema simpatico che porta ad un aumento della pressione arteriosa, e quindi le problematiche dell'OSAS unite all'ipertensione arteriosa e al rischio cardiovascolare generale. Possiamo passare alla terapia, soprattutto iniziando dallo stile di vita, come sempre? Assolutamente sì, lo stile di vita è fondamentale, non solo per i pazienti che mostrano un'ipertensione, diciamo, di basso grado e un rischio cardiovascolare generale, perché magari l'opinione comune è quella di il paziente che ha una pressione di 140-90, che non ha grosso rischio cardiovascolare, fa lo stile di vita, e questa è una cosa corretta dal punto di vista logico, per poi rivederlo successivamente. Ma il paziente che ha un rischio cardiovascolare aumentato, anche con un'ipertensione di primo grado, diciamo di un grado un pochettino più basso, ovviamente che merita una terapia più aggressiva, quindi una terapia farmacologica immediata, deve attuare lo stile di vita, perché l'opinione comune è che magari io prendo la pillola però posso lasciare stare lo stile di vita, posso mangiare tranquillamente tutto quello che voglio, fare stare seduto, non far nulla, oppure fumare. Un suicidio quasi, esattamente. Ne siamo naturalmente dei nemici convinti nei confronti del fumo e dello stile di vita, soprattutto quando ci sta la sedentarietà. Anche la semplice camminata veloce è un buon gradino di partenza. Affrontiamo farmacologicamente l'ipertensione. Allora, noi dobbiamo dire prima di tutto una cosa, che negli anni noi abbiamo trattato i pazienti spesso e volentieri con all'inizio soprattutto, quindi come primo step terapeutico, abbiamo trattato i pazienti con la monoterapia, quindi scegliendo un principio attivo. C'è da dire che adesso ci sono nuove evidenze, quindi questa situazione è superata, e nella stragrande maggioranza dei casi la terapia di partenza deve essere con polipillola, con almeno due principi attivi, con l'eccezione dei pazienti anziani, che dovrebbero partire con la monosomministrazione, anche perché ad essi è richiesto anche un target pressorio un pochettino più alto, proprio per le problematiche del soggetto anziano, che può andare incontro all'ipotensione ortostatica, quindi alle cadute notturne. Identifichiamo un po' le classi dei farmaci che si usano per l'ipertensione. Allora, dobbiamo dire che 5 classi farmacologiche hanno dimostrato, rispetto al placebo, un vantaggio dal punto di vista prognostico, e sono gli ACE inibitori, i sartani, i diuretici tiazidici, i calcioantagonisti di idropiridinici e i beta bloccanti.
L'associazione iniziale consigliata è quella di un inibitore del sistema renina-angiotensina, quindi o un ACE inibitore o un sartano, in associazione al calcio antagonista di idropiridinico o al diuretico tiazidico, in base, diciamo, alla tipologia di paziente che abbiamo di fronte, perché ovviamente tutti i farmaci hanno i loro vantaggi e anche i loro effetti indesiderati. Quando, diciamo, non è con lo stile di vita, l'associazione con due farmaci, non riusciamo ad ottenere un adeguato target pressorio, che in genere è al di sotto dei 130-80 come obiettivo, nell'anziano possiamo essere anche meno stringenti e mantenerlo tra i 130 e i 140, c'è l'aggiunta delle altre classi farmacologiche, fino a che almeno a 3 farmaci possiamo iniziare a tenere in considerazione un'ipertensione resistente. E in questo caso, quindi? In questo caso dobbiamo fare un'altra piccola considerazione. L'ipertensione realmente resistente in una situazione di cui abbiamo parlato poc'anzi esiste realmente nel 5% dei casi, di tutte queste situazioni. Perché ovviamente l'ipertensione resistente, che abbiamo definito come un non raggiungimento del target terapeutico con almeno 3 farmaci, deve escludere una condizione che è chiamata pseudoresistenza, che dipende da diversi fattori, dalla nostra inerzia terapeutica da parte dei medici, dallo stile di vita non corretto del paziente, da errori di misurazione, deve escludere l'ipertensione secondaria e deve essere confermata con la metodica non studio medico, ma con le metodiche ambulatoriali o domiciliari che abbiamo considerato in precedenza. In questi casi, quando l'ipertensione è realmente resistente, è indicata l'aggiunta anche di un inibitore dell'aldosterone, lo spironolattone a basse dosi, e ovviamente monitorare il caso e riconsiderarlo poi successivamente, sempre con controlli domiciliari o con controlli oltrepressori, per verificarne realmente l'esistenza, il superamento più che altro, oppure la persistenza. Io rientro in gioco come neurologo, perché naturalmente la mia preoccupazione è che ipertensione, poiché parlo con un cardiologo, e anche le aritmie sono le cause maggiori per possibili ictus ai pazienti, e quindi con una adatta cura della pressione arteriosa noi limiteremmo di molto, e con un controllo cardiologico, anche il semplice elettrocardiogramma, per esempio il semplice elettrocardiogramma già ci farebbe vedere in caso di ipertensione che ci sta un qualcosa che non va, è così? Assolutamente, la prima cosa, infatti, tra le indicazioni generali, tra gli esami strumentali che si deve chiedere ad un paziente iperteso, c'è l'elettrocardiogramma, perché l'elettrocardiogramma è fondamentale per rilevare il danno d'organo, quindi l'ipertrofia ventricolare sinistra, che è rilevabile con l'elettrocardiogramma, per poi eventualmente passare all'ecocardiogramma nei casi più dubbi. Parlavi anche di aritmie, in questo caso dilunghiamoci, ovviamente nell'elettrocardiogramma possiamo rilevare delle aritmie, magari con i monitoraggi elettrocardiografici magari più lunghi, come per esempio gli Holter o i loop recorder, lì invece possiamo rilevare in pazienti che ne abbiano l'indicazione magari delle aritmie silenti che possano essere causa dell'ictus cerebrale, in particolare quello criptogenetico. Però questa è una... Dottor Amato, lei è stato molto bravo e in maniera approfondita quindi ha discusso questo argomento bellissimo per noi, che è l'ipertensione. E vorrei dire un'ultima cosa: cosa possiamo consigliare ai pazienti? Cioè, a che età uno dovrebbe monitorare? E a volte può succedere che anche da giovani si può avere l'ipertensione, è così? Ti ringrazio per questa domanda, perché tocchi un aspetto fondamentale. Noi dobbiamo dire che con la vita di oggi, la sedentarietà, il cibo tra virgolette spazzatura, la fa da padrone, e siccome l'ipertensione arteriosa è comunque una condizione multifattoriale in cui la genetica sicuramente fa il suo conto unita all'ambiente, ovviamente se i giovani mangiano fuori molto spesso, iniziano a fumare già in tenera età, alcuni fanno anche uso di sostanze stupefacenti, molte delle quali sono ipertensivanti, quindi aumentano l'ipertensione, noi potremmo avere già il fenomeno dell'ipertensione nei giovani.
Quindi diciamo, siccome lo screening dell'ipertensione è semplice, diciamo, una corretta misurazione ci può dare l'idea di quale sia lo stato pressorio attuale, quindi dare indicazione anche ad una seconda misurazione, quindi più in là, dobbiamo tenere in considerazione che magari in un giovane che abbia familiarità per l'ipertensione o che abbia problematiche metaboliche o un sovrappeso, non è sbagliato, diciamo, rilevare almeno per la prima volta la pressione arteriosa ed eventualmente seguirla nel tempo, mentre invece al comune paziente, all'adulto, consigliamo come sempre l'abolizione del fumo di sigaretta. Anche il consumo saltuario di alcol può essere deleterio per quanto riguarda la problematica ipertensione, il corretto stile di vita, quindi l'attività fisica aerobica, cercare di consumare meno possibile i cibi con sale. Ovviamente i primi cibi con sale sono quelli che mangiamo fuori casa, basti pensare che una pizza già contiene il sodio che raccomanda durante la giornata, e quindi diciamo queste sono le norme, e poi essere seguiti periodicamente anche dal proprio medico di medicina generale, non necessariamente dal cardiologo, per il monitoraggio pressorio e delle eventuali complicanze silenti. Mi permetto di dire solamente di esami del sangue, di monitorare anche con un esame urine l'eventuale presenza di proteine, perché l'insufficienza renale è uno dei danni d'organo cronico che vediamo nei pazienti con un'ipertensione complicata, e quindi essere seguiti in maniera stretta anche dal medico di medicina generale oltre che dal cardiologo. Va bene, grazie, e per un prossimo appuntamento sicuro con il dottor Amato ci sceglieremo un altro argomento bello forse come questo, interessante. Quindi vi saluto con salute a voi. Radio Notte Stereo. Medicina Forum Salute, a cura del dottor Giuseppe D'Amore. Radio Notte Stereo.